Oggi vi porto un piatto della tradizione campana. Beh, poi è stato così riportato in tutta Italia. La minestra di scarole e fagioli. La proponiamo con l'orzo. A voi la scelta per la pasta giusta. In una casseruola vado a mettere un po' di olio evo, peperoncino, uno spicchio d'aglio e dell'alloro. Dopodiché preparo sia la scarola che i fagioli. Ho usato i fagioli in scatola che naturalmente ho sciacquato per bene sotto l'acqua. In particolare, se avete fagioli cannellini, sarebbe proprio la soluzione ottima. Io in questo caso ho usato i borlotti. Però questo sapore dolce dei fagioli incontra il sapore deciso e amarognolo della scarola e quindi è un bel sposalizio. Aggiungo l'acqua e poi vado a mettere un po' di passata. A voi la scelta se pomodorini oppure della polpa. Lascio cuocere per 30 minuti circa. La minestra è pronta e quindi è tempo di buttare giù, in questo caso, l'orzo. È una ricetta semplice e veloce che potete scegliere di abbinare con ogni tipo di pasta e di solito si usa nelle fredde giornate invernali per scaldarci un pochino. Un piatto della tradizione campana che però, come ho detto all'inizio, si usa un po' da tutte quante le parti. Un ottimo spunto per un primo piatto, per una minestra. Lasciatemi un like se vi è piaciuta questa ricetta, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto. Io vi aspetto sempre qua e vi aspetta anche Rick nel nostro magico mondo, i bijou di Rick e Mary.